San Francesco aveva solo in mente di vivere delle virtù, di essere una brava persona, quando ha fatto la sua scelta di essere povero come i più poveri, o aveva anche in mente qualcos'altro? In realtà aveva in mente anche questo brano di Vangelo qui, dove Gesù dice: guai a chi scandalizza quelli che credono, guai a chi con il suo esempio non aiuta la loro fede. Allora vedeva che tanti uomini di chiesa, vivendo nel lusso, nel potere, avevano scandalizzato tanta gente che non credeva più, perché la gente era povera, la gente faceva fatica e tu vivevi senza condividere con la gente. Allora dice: io devo andare a predicare il Vangelo, ma essendo povero, più povero di tutti i poveri, essendo non possedendo nulla, e allora non scandalizzerò più la gente, e allora la gente sarà conquistata. Se pensate che addirittura il sultano dell'Egitto è stato in qualche modo conquistato da Francesco, non ha voluto ucciderlo, ha voluto ascoltarlo quando Francesco è stato arrestato perché era andato a predicare il Vangelo in questa terra musulmana. E poi un'altra cosa, voleva far capire quello che è il problema delle ricchezze che noi abbiamo. Possono essere le ricchezze di soldi, possono essere le cose a cui siamo attaccati, possono essere le nostre idee, i nostri schemi. Se siamo attaccati alle ricchezze, siamo come imputriditi. Sentite cosa dice San Giacomo: ricchi, piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. Le vostre ricchezze sono imputridite, le vostre vesti sono state divorate dalle tarme. Che cosa vuol dire? Che se io non condivido le ricchezze che ho con gli altri, quelle ricchezze lì stanno lì a marcire, non servono a nessuno, è vero? Se io ho troppi soldi, per esempio, e non condivido con chi ne ha di meno, cosa ce l'ho a fare quei soldi? Stanno lì fermi a far niente? Se io ho delle idee e non le condivido, non le metto in discussione con gli altri, no, non accetto che gli altri mi diano un consiglio, che ce l'ho a fare a quelle idee per tenermele io? E avanti, con tutte le ricchezze che possiamo avere, sia morali che materiali, bisogna condividere, bisogna metterle in discussione. Capite? Bisogna metterli in circolo, altrimenti cosa servono? Invece il nostro egoismo è anche stupidità, perché se tu hai una cosa ce l'hai per te e anche per gli altri, perché Dio ci ha creati tutti fratelli, e questo Francesco aveva scoperto questa cosa qua, e poi aveva scoperto che appunto la più grande ricchezza è l'orgoglio. Dice così: anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Dice così il Salmo che abbiamo appena letto. Certamente l'orgoglio è quella cosa che scandalizza, che allontana. Allora proviamo a riflettere: che cos'è che oggi scandalizza la gente, che l'allontana dalla Chiesa? Quale scelta dovremmo fare oggi per riavvicinare la gente? Su che cosa dovremmo puntare oggi? Proviamo a pensarci. San Francesco, guardando la situazione del suo tempo, ha capito che possiamo dire che San Francesco ha salvato il cristianesimo, secondo me, nella sua epoca.
ha salvato il cristianesimo. Allora noi possiamo, dobbiamo fare delle scelte per far sì che la gente non sia scandalizzata. Proviamo a parlarne, a discutere. Io non so che cosa dovremmo fare, se dovremmo fare come San Francesco o cose diverse. Che cos'è che oggi si scandalizza la gente? Dovremmo ragionarci un po'. Però, nello stesso tempo, riflettiamo su come viviamo il rapporto con le cose che possediamo. Se siamo egoisti o se sappiamo condividerle con gli altri. E soprattutto riflettiamo sull'orgoglio che abbiamo dentro, chiedendo il dono dell'umiltà, scegliendo di essere umili, perché l'umiltà è anche intelligenza. Concludo leggendo un passo della regola di San Francesco, così impariamo ad amare ancora di più il nostro patrono. Nella prima regola San Francesco scrisse: la regola e la vita dei frati è questa, cioè vivere in obbedienza, in castità e senza nulla di proprio, seguendo l'insegnamento e l'esempio del Signore nostro Gesù Cristo, il quale dice: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. I frati non si appropriano di niente, né casa, né luogo, né cosa alcuna. Io, piccolo frate Francesco, voglio seguire la vita e la povertà dell'Altissimo Signore nostro Gesù Cristo e della Sua Santissima Madre, e perseverare in tale vita sino alla fine. E prego voi, Signore mie, parlava Santa Chiara, e vi consiglio di vivere sempre in codesta santissima vita e povertà.